ragazzi! E ciao ragazze! Siamo tornati con un nuovo episodio di In Cucina con Lucre. In Cucina con Lucre. Esatto. Questo è il decimo episodio, è da un po' che non ci vediamo insieme, è tantissimo tempo. E oggi facciamo una nuova ricetta. Esatto, ovvero il profiterol. Profiterols. Allora, devi elencare gli ingredienti. Andiamo con gli ingredienti, sì. Per 20 vignette, 62 g di latte, 62 g di acqua, 77 g di farina, 3 g di sale, 8 g di zucchero, 55 g di burro e 2 uova. Invece, per spennellare i vignette ci serve un tuorlo e acqua quanto basta. Per la crema chantilly ci occorre 250 ml di panna fresca da montare, un cucchiaino di estratto di vaniglia e 50 g di zucchero. Invece per la ricopertura al cioccolato ci occorre 450 g di cioccolato fondente, io l'ho tagliato a pezzettini, poi 100 g di zucchero, 80 g di panna fresca e 200 ml di acqua. Allora, mettiamo in un pentolino acqua, latte, poi aggiungiamo il sale, lo zucchero, i pezzettini di burro e portiamo ad ebollizione. Portata ad ebollizione, uniamo la farina tutta di un colpo e mescoliamo. Continuiamo a mescolare, se si formano dei grumi è normale. Bisogna continuare a mescolare finché non si crea una patina bianca sul fondo. Ok, una volta che si è raddensata lo mettiamo nella ciotola di vetro. Aggiungiamo un uovo per volta, prendiamo un uovo e mescoliamo. Dobbiamo mescolare, molto rapidamente. Adesso aggiungiamo l'altro uovo. E mescoliamo. Fatto. Ci sono anche io, sì. Salve, sono tornato. Sì, diciamo che posso dire una cosa. Sì. Quando lei domestica, come si dice? Fa le cose sui fornelli, io mi allontano sempre perché io e i fornelli non abbiamo una buona relazione. Allora, andiamo. Insomma, dobbiamo mettere la pasta questa per i vignette qua dentro. Se mi aiuti amore, non ti faccio danno. Cosa devo fare? Io metto la tuta qua dentro. Tu la tieni ferma, io vediamo se riusciamo. Ti vedo già un danno qua. No. Ti scotti? No. In teoria dovrebbero essere 20 vignette, ma secondo me 20 vignette? Sì, di 2 cm. Non avrei messo sul muso però. Aspetta! Ma l'hai tagliato il sacco di? No! E se no esce dappertutto, dopo lo devo tagliare. E come fa a uscire dal coso? Ma adesso non devo uscire. Ah! Per una volta che ho fatto una cosa intelligente. Ok, si è gonfiato. Allora, c'è qualcosa che non va. Perché? E perché è caldo, amore. Ma perché deve vedere far così. Adesso tagliamo questo e in pratica adesso tieni ferma la teglia. Puoi farlo tu, da che sei più delicato. Sì, però mi devi dire cosa devo fare. Ma guarda, qua esce dai lati. No.
Allora, giusto. Dimmi come devo fare. Devi fare dei bignè così. E cosa vuol dire? Come cazzo sono i bignè? Le palline? Fallo. Sì. Sì, esatto. Quanto costa? Boh, boh. Così. Quanti? Quelli che vengono. Un po' distanziati. No, più distanziati, amore. Così sì. Bravo, brava. Che ansia. Fa niente se vengono alla punta, eh. Prego. Vai qua. Dove vuoi tu? Ma poi si ingrandiscono. Sì, eh. Per quello che ti ho detto di fare distanziati. 22, perfetto, va bene. 20, perché 22, perfetto? Va bene. Non so come vengo. Perché 22, perfetto? Uno qua ci sta, no? Prova. Prova, ma quanto devono stare distanti? Non lo so, un pochino, 2 centimetri almeno. Centimetri più o meno. Però fa, questo è troppo piccolo, ingrandisci un po'. Ok. Ingrandisco un po' tutti, dai. Sì, così. Dai. Ecco, facciamo così, facciamo dai. La rimpolpazione. Ecco, bravo. Quello era già buono. Voilà. Ma lei è quello piccolo, dai, indicami. Questo. Quello no, Siamo uno stronzetti. Basta, basta, basta. Basta, è finita la crema. Basta. Finita. Perfetto. Adesso. Ecco qua. Tieni la carta. E voilà! E qua ci siamo. Adesso non va che messa in forno. A 220 gradi per 15 minuti. 220 gradi per 15 minuti. Lo dico io perché lei c'ha la vocina bassa e so già che in video non si sentirà una sega. 220 gradi per 15 minuti. Sì. Allora. Aspetta, aspetta. Cos'è che è successo? No. Cos'è successo? Mi sono dimenticata. Ti sei dimenticata? Ti dimenticai per 15 minuti. Non trovo il pennello. Dov'è il pennello? Muore. Che cazzo mi si vede il pennello? Io sono io che lo voglio. Ah, ci ho avuto anche gli occhi. Vabbè. Classico. Allora. Non trovo le cose, ce la sono. Adesso mettiamo un po' d'acqua nel forno. Sbattiamo. Acqua nel forno, non si sente la sera. Dobbiamo mettere un pochino d'acqua nel forno, sbattiamo. Dobbiamo spennellare i vini. Ma così da bagnata. Sì. Perché almeno si dorano. Oh. Dora l'esploratrice. Dorano. Si dorano. Ma non lo stai neanche mettendo su, c'è proprio due gocce. Sì! Quindi bisogna bagnare con acqua e uovo E tuorlo d'uovo. Vabbè, uovo. Tuorlo d'uovo. Con l'occhio di... Questo qua non è un bignè. Vabbè, ma se diventano palline poi diventano palline. Ok, adesso. E adesso 220 gradi per 15 minuti. Bravo. Di nuovo. Ah, aspetta, non ho detto una cosa. Dopo passati 15 minuti. Vai, fallo. No, posso. Fai tu, dai. Passati. Non so neanche se qua. Sì, sì. Una cosa molto importante. Aspetta, lo devi rifare. Vai. Passati 15 minuti, dobbiamo mettere il forno a 180 gradi per altri 15 minuti. Quindi metà e metà. Totale, esatto, totale. Quindi metà 15 minuti e metà 20 minuti. 15. No, è impossibile. 15 minuti a 220 gradi e 15 minuti a 180 gradi. Ok.
A dopo! Nel frattempo andiamo a preparare la crema per riempire... No? No, no. No, 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 no. No. Come si chiama? Nel frattempo andiamo a preparare la crema. No, no, no. La salsa di copertura, vai. Sta già andando. Nel frattempo andiamo a preparare la salsa di copertura. In una casseruola aggiungiamo l'acqua, water, lo zucchero e accendiamo il fornello e portiamo ad ebollizione. Ed ora aggiungiamo la panna e lasciamo che bolla. Che bolla. Lasciamo portare a bollore anche la panna. Quanto tempo ci mette a bollare? Nel frattempo, aspetta amore, mi serve una... Nel frattempo andiamo ad unire metà cioccolato già tagliato. E metà foglia. No. Se riesco, forse. Andiamo ad unire l'altra metà. Con delicatezza. Ok. E mescoliamo. E l'altra metà lasciare agire sul fornello fino al suo scioglimento. Bravo, amore mio. Eterni. Deve bollire, una volta che bolle mettiamo il, cioè andiamo a versare il cioccolato nella ciotola di vetro. E oltre che a sciogliersi il cioccolato deve arrivare a bollone. Una volta che come si dice? Una volta che il cioccolato bolla? No. Una volta che bolle tutto, ok? Andiamo a versarlo nella ciotola di vetro. Ok, quindi una volta che bolla lo versiamo nella ciotola di vetro. Intanto continuiamo a mescolare. Adesso, fatto. Inizia a bolla. Bolle, quindi bolla. Spegniamo il fornello e versiamo. Non esplode. Piano piano. No. Aspetta che non si vede. Ok. Ecco qua. Adesso lo ricopriamo con la pellicola e lo lasciamo raffreddare a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Intanto che si raffredda la crema al cioccolato, facciamo la crema chantilly. Cos'hai versato dentro lì? La panna, ho versato la panna. In una ciotola fredda andiamo a versare la panna fredda. Mescoliamo con una frusta a mano, oppure lo sbattitore elettrico, come preferite. Vai, fai tu. Perché io miro un po' le palle. Un goccettino di estratto di vaniglia. Un goccettino di estratto di vaniglia. Vai, monta. E allora l'episodio di Fallout, come vi è sembrato? Vi è piaciuto? Ti è piaciuto? Giusto così, perché io... Sai com'è? Sai che mi conveniva
fare con la frusta. Sì, non fate come facciamo noi e come in tutti i video che facciamo, non seguite i nostri consigli. Fate come facciamo noi, perché rischiate la vostra cucina, i vostri partner, i vostri mariti, le vostre mogli, chiunque si sta vedendo. Mi viene, facciamo con la frusta elettrica. Va? Bene, quindi voi già da prima fatelo con la frusta. Guarda, no! Sono morti i vigni. Ma dopo li devi riempire. E allora? No, possiamo farli anche vedere, ma li facciamo vedere. Sì, ma sono sgonfiati tutti. E quindi li facciamo vedere prima che si sgonfino. Ecco qua i vigni. Ecco, una volta c'erano i vigni, non ci sono ancora. Vabbè, ma il tempo di cottura l'hai fatto, giusto? Sì, stavano bruciando, amore. E allora basta, lasciali così. Fa niente se vengono sgonfi. No, non sto facendo, vai. Niente, visto che non mi è venuto con la frusta da pane, proviamo con la frusta elettrica. È venuta. Finalmente. Finito? Ok, finito. E adesso? Adesso andiamo a prendere i vigni. Ok. Adesso andiamo a mettere la crema chantilly nella sac à poche. Vai. Allora, i nostri vigni sono venuti non tutti uguali, però questo è venuto bene. Non beh, tutti, alcuni adesso sono un po' giù. Vai. Andiamo a riempirli. Sì, quindi cosa devo fare? Li metto qua. Oh, no, da qua si riempiono, no? Così. Ma come fai? Il buco come fai? No, come fai? Se no con questo. Ah, beh sì, possiamo far così. Ecco, da qua. Vedi? Buchiamo con... come si chiama? Oh, cazzo. Dai, vabbè, dai, mettiamoci a dire. Dai, vai. Ok, basta, no? Ok. E ma lì così? No, oh, così esce. Sì. Ma non è meglio andare a riempire sopra? Ma la lasci lì al contrario, tanto... ti ciucciare le dita poi metti. Ok, ok. Basta! No, basta. Non sto scendendo. Come no? Vabbè. Allora, tac! Adesso puliamo, perché farò proprio schifo. E adesso? Andiamo a inzuppare i vigni nel cioccolato. Ah, ok. Così. Ma non lo so così. E dopo li lasciamo qua così. Ma io ti ripasso. Vai. Si parli bene? Si parli bene, non lo so. Così. Ecco, poi cioè... voilà! Ecco qua! Leggere San Feleri! Tac! Voilà! Adesso non ci resta che altro mettere nel vassoio. Mettiamo nel vassoio. E fa la piramide. Fa la piramide. E vediamo come si riesce. Ma tu adesso com'è che vuoi fare qua? Dobbiamo metterli nel piatto, amore. Ecco qua, così. Ok, va bene però. Come guarda, tu aspetta, spostalo adesso. E però no, aspetta, mi serve. Prendi, non è una forchettina o qualcosa. Due. Tac. Ecco fatto. Guarda là, non è perfettamente centrale. No?
qua adesso però andiamo a riempire un po' col cioccolato. I profiterolis. Sì. Bene. Devo metterglielo, se devo versarglielo sopra. Sì, così perché adesso si è... Devo togliere il cucchiaino. Sì, se me li togli dalle coglioni. No, no, abbiamo sulla mano. Vai. Vai, facciamo la cascata di cioccolato. Vai. Vai. Ma non troppo, sennò dopo non si vede. No, giusto per bagnare un pochettino, ma... Oh, basta, basta. Tac. Ecco qua. Questo è un po' troppo cioccolato. Vabbè, fa niente. Non girarlo troppo perché se non si guarda quanto cioccolato abbiamo messo. Per la nostra prima volta, Per la nostra prima volta non male, dai. Dai. E con questa notizia bomba... No? Notizia bomba, che notizia è qua? È la Turchia. Vabbè, comunque, ecco qua il profiterolis. Fatto da noi, un po' basso, però vabbè. Vabbè, dai, oh, non può essere perfetto. Non fate sul tavolo, che sennò mi libera tutta la registrazione. Okay. E nulla, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Non so quando sarà, sapete benissimo che ormai questi episodi non spesso li facciamo, perché comunque la disponibilità non c'è sempre. Però comunque spero che vi piacciono. Tra l'altro sono i video che vanno anche di più. Sì. Che andavano di più, poi hanno smesso un po' di essere visualizzati, però comunque spero che apprezziate anche questo tipo di video. Parlo per quelli che magari non l'hanno ancora visto o non conoscono la playlist che trovate appunto nel mio canale In Cucina con Lucre, che lei è Lucre, che non lo sapete, è la mia compagna. E prima di terminare l'episodio volevo salutare tutti i catanesi e augurarvi, insomma, come posso dire, per quello che sta succedendo. Insomma, non è che puoi dire tanto, a parole non si può spiegare quello che stanno passando, e ho un grande amico che, a cui gli voglio un mondo di bene, che volevo salutare e di tenere duro. Spero che la cosa si risolva più presto. Si risolva più presto, dai. Anche tutta la Sicilia. Dedichiamo questo anche a tutta la Sicilia. Sì. No, beh, non è tutta la Sicilia. Quasi tutta, va bene. Allora salutiamo tutta la Sicilia con tutto il cuore. Forza. E dedichiamo, e forza, sì. E dedichiamo questo video a loro. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.